In Toscana gli infortuni sul lavoro nel 2017 sono diminuiti dell'1,21% rispetto al 2016, con 49.524 denunce, ma resta la piaga degli infortuni mortali, che sono rimasti stabili a quota 77 e solo nei primi 9 mesi del 2018 l'INAIL ne ha registrati 61. I dati sono stati resi noti nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze in occasione della presentazione del rapporto 2017 dell'INAIL sugli infortuni sul lavoro e del piano operativo 2019 per la sicurezza del lavoro. L'obiettivo, ha detto il presidente Enrico Rossi, deve essere l'azzeramento degli infortuni mortali. Nonostante il nostro impegno, nel 2018 si chiude con una mortalità in crescita, che non va bene. Però abbiamo posto basi importanti e fatto iniziative perché il tema del lavoro e della sicurezza del lavoro, del diritto dei lavoratori di poter tornare a casa integri per poter reintegrare le loro forze il giorno dopo, vendere di nuovo la loro attività, la loro forza lavoro, sia completamente e pienamente affermato. Il tavolo a cui partecipano tutti i comparti dello Stato, i dipartimenti dello Stato che devono occuparsi di questo insieme alle forze sociali e alle rappresentanze di categoria, è una cosa importante perché ci permette di programmare per il 2019, per l'anno prossimo, le linee fondamentali dell'attività integrata che andremo a fare. Il presidente ha partecipato a una tavola rotonda a cui hanno preso parte tutti i soggetti che nell'aprile 2018 hanno firmato il protocollo d'intesa con la Regione Toscana su coordinamento e monitoraggio della sicurezza del lavoro, cioè INAIL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e Parti Sociali. Dal protocollo è nato il piano operativo che detta le linee per rafforzare, con la condivisione di risorse, esperienze e conoscenze, le politiche e le azioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma quali sono i settori più a rischio infortuni? Il settore sono sempre i soliti, costruzioni, agricoltura, aziende manifatturiere e poi anche in alcuni casi anche dei servizi. Però questi qui la dicono lunga sul fatto che comunque non si è fatto, o quantomeno si deve fare di più rispetto a quello che è stato fatto nel passato. Ognuno di noi ha fatto formazione, ognuno di noi ha fatto assistenza, ognuno di noi ha fatto comunicazioni, ognuno di noi ha cercato di adottare le aziende anche sistemi di gestione adeguati per la sicurezza sul piano organizzativo. Noi abbiamo fatto i bandi per quanto riguarda i finanziamenti per consentire alle aziende di innovare il parco macchine e di renderlo sempre più sicuro. Però farlo a sistema diventa un'altra cosa, si moltiplica l'effetto e si consentono alle aziende di essere accompagnate in un meccanismo virtuoso che consente di avere livelli standard minimi che devono essere garantiti per tutto il territorio regionale. In questi anni la Regione Toscana ha intensificato le verifiche sulla sicurezza del lavoro nel Pratese, dove, ha detto Rossi, sono stati svolti controlli per 2 volte su circa 8.000 laboratori cinesi, con il risultato che alla seconda visita il 75% si era messo in regola. Grande attenzione anche a cave e porti. I dati del rapporto INAIL dimostrano che in materia di sicurezza sul lavoro le cose cambiano da azienda a azienda. Laddove, anche per esperienza personale, io ho visto che si sono raggiunti livelli di pressoché azzeramento dell'incidentistica, si era di fronte ad aziende fortemente competitive dove anche la partecipazione dei lavoratori era senz'altro molto alta, e questo migliora la qualità dei prodotti e quindi anche la competitività. Tra i fattori in gioco individuati dal rapporto INAIL, quando si parla di infortuni sul lavoro, ci sono poi anche le dimensioni delle aziende. Viene individuato la sicurezza come un costo, e quindi sono costi che molte piccole aziende probabilmente pensano di non potersi permettere. Noi dobbiamo essere bravi a far capire, da un lato, che comunque investire in sicurezza non sono soldi persi, ma anzi qualificano l'azienda e la rendono molto più competitiva. E al tempo stesso, dove ci sono quelle aziende che non hanno questo tipo di possibilità, creare meccanismi virtuosi di accompagnamento per sostenerla nel migliore dei modi. I risultati del rapporto INAIL sugli infortuni sul lavoro sono stati spiegati anche alla luce dei dati dell'IRPET sullo stato dell'economia toscana. Dall'inizio della crisi si sono creati 39.000 posti di lavoro in più, ma a peggiorare è stata la qualità del lavoro in generale, a partire, ha spiegato IRPET, dagli orari di lavoro fino alle retribuzioni ridotte. In questo contesto, peggiorando le condizioni di lavoro, l'attesa poteva essere quella di un aumento anche degli infortuni. Se peggiorano le condizioni, da molti punti di vista, forse anche gli infortuni aumentano. Fortunatamente questo non è accaduto. In parte tutto questo giudizio
parzialmente positivo va attenuato con il fatto che in questi anni a soffrire sono stati proprio i settori in cui il tasso di infortuni è più elevato, le costruzioni, l'estrattivo, parte del commercio, parte dei trasporti, quindi sono settori in cui gli incidenti sono molto più frequenti e il fatto di aver perso occupazione ha ridotto l'impatto complessivo. Però resta il fatto che effettivamente tutti i numeri mostrano da questo punto di vista un contenimento anche degli infortuni. Ad aumentare del 3,74% in 3 anni sono state le denunce di malattie professionali, 8.000 nel 2017, i decessi sono stati 148 e poi resta la piaga degli infortuni mortali. L'Ispettorato del Lavoro controlla circa 8.000 aziende ogni anno per verificare il rispetto delle norme previste dalla legge. I risultati degli ultimi 2 anni sono piuttosto costanti, selezioniamo molto le realtà aziendali dove andiamo a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro, oltre che dare un apporto di presenza sul territorio che è anch'esso un valore preventivo rispetto alle irregolarità. Abbiamo delle percentuali piuttosto elevate, ma assolutamente in linea di regolarità, intendo, assolutamente in linea con il dato nazionale. Solo per dare un po' di numeri, circa 5.000 nello scorso anno, circa 5.000 lavoratori irregolari, di questi una percentuale vicina al 50% completamente sconosciuta alla pubblica amministrazione. Una delle prossime sfide in materia di lavoro e di conseguenza anche di sicurezza e salute dei lavoratori, ha detto il presidente Enrico Rossi, è quello dell'industria 4.0 e delle nuove tecnologie, un mondo ancora da esplorare. Intanto il piano operativo 2019 prevede azioni di promozione verso le aziende che investono in sicurezza e campagne informative rivolte a tutti e ai giovani in primo luogo. La cosa che mi piacerebbe fare in finale di legislatura è un coinvolgimento del mondo della scuola, anche attraverso l'assessorato che ha lavorato molto sugli aspetti della formazione professionale, e anche un coinvolgimento del mondo universitario. La vecchia medicina del lavoro ormai praticamente si è esaurita, insomma, in Toscana. Forse bisognerebbe capire oggi, rispetto ai tanti cambiamenti avvenuti, come si ricostruisce uno studio, un osservatorio, uno studio, una formazione anche di tipo universitario che legga le trasformazioni sociali del mondo del lavoro, le trasformazioni tecnologiche e in qualche modo faccia da orientamento anche su e sappia valutare poi quali sono gli impatti sulla salute dei cittadini, sulla salute delle persone.